Ciao Katie, Ciao. qual è l'ultimo libro che hai letto? È un libro di Caro Figlio e non mi ricordo il titolo perché non mi ricordo mai i titoli. Lo consiglieresti? Sì. E che facciamo in questa puntata? Chiediamo alla gente qual è l'ultima cosa che ha letto. Andiamo. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Qual è l'ultima cosa che avete letto? Allora, io ho un libro universitario perché mi sono appena laureata, si trattava di statistica. Era un libro abbastanza complicato che non mi piaceva per niente perché la matematica io la odio, però insomma è stato l'ultimo libro letto, adesso mi dedicherò ad altro. Anch'io tutti i libri tecnico-scientifici, universitari, di ingegneria biomedica. È un libro che si intitola La manomissione delle parole, di Caro Figlio. Dunque, sto leggendo le ultime pagine di Narciso e Boccadoro. È un libro che mette a confronto la dicotomia tra spirito e natura attraverso due personaggi. Lo spirito di Narciso, che diventa poi Abate Giovanni, e la natura di Boccadoro, che attraverso il vagabondaggio per il mondo scopre tutti gli aspetti della natura umana che si contrappongono allo spirito di Narciso. Il libro, diciamo, che delinea quelli che sono gli aspetti della lingua in generale e si concentra sul significato delle parole, ma soprattutto sulla forza intrinseca delle parole, che a volte, a detta dello scrittore, hanno più forza degli atteggiamenti stessi, delle azioni, perché riescono ad andare oltre quello che è l'immaginario del luogo comune, del significato di un termine. Quindi è un libro che consiglio davvero di leggere. È da consigliare questo libro? Decisamente sì, vi prego di farlo e di leggerlo perché è un'apertura sullo spirito e sulla natura dell'essere umano. Poi ognuno di noi bilancia e decide quale nutrire di più. Il mio libro di diritto commerciale, l'ho letto per preparare l'esame praticamente. Come essere felici? Un libro su una teoria giapponese, adesso il nome non me lo ricordo. Ikigai, ecco, che è una filosofia giapponese. Io Nel cuore del tuo cane di Angelo Vai, era un libro sui cani, appunto. Cosa studi? Studio giurisprudenza alla Cattolica. Quindi ci sono tanti libroni enormi da leggere, immagino. Sì, abbastanza, abbastanza grossi. Ogni anno più grossi, sì. Dove siamo stati? Siamo stati vicino alla Fondazione Feltrinelli e poi al sole. Tra poco Poi si scioglie c'è un quel palo qua. palo. No, quindi siamo stati alla Fondazione Vicino alla Feltrinelli. Fondazione Feltrinelli, vicino Italy, dalle parti di Corso Garibaldi. E dove stiamo andando ora? Andiamo al Parco Sempione, così c'è un po' d'ombra e i tuoi geni inglesi saranno, diciamo, più contenti. Ciao. Ciao. Camilleri. Cos'erano? Il cane di terracotta di Camilleri. In poche parole di cosa si tratta? Un commissario Montalbano che scopre che dentro una grotta era un rifugio per i mafiosi, poi in realtà scopre che dentro questa grotta c'è un'altra grotta con dentro dei cadaveri, poi esce fuori questa storiella di questi due giovani che erano stati messi lì durante la guerra, perché un loro parente ha detto li metto lì, è più una cosa romantica, che forse un giorno si risveglieranno. Era questo il senso del libro. Poi per il resto non si può raccontare perché sennò è No, leggetelo, è un'indagine un'indagine. riservata. Se volete leggere una cosa in italiano, vi consigliamo la trascrizione di questa puntata e degli esercizi di Matteo,
che fanno parte dei materiali Patreon che potete utilizzare per imparare meglio l'italiano da questa puntata. Se volete scoprire di più, basta cliccare il link in descrizione. La felicità quando arriva, la felicità arriva quando scegli di cambiare vita. Sono fasi di cambio vita. Dunque, io ho letto così tanto che non riesco a ricordare i titoli. L'ultima cosa che mi viene in mente è di Lavia Tuti, Fiori di roccia. Devo dirlo anch'io. E io ho letto L'ultimo della Yendie. Il titolo non lo ricordo però. C'è la parola neve, c'è la parola petali di neve, petali forse di neve. Qualcosa del genere. Petali di rosa. No, di neve. Vabbè. Ma al momento di come approcciarsi a una ragazza che tiene questo corso per rendere meno prepotenti le altre persone, che non si rendono conto di essere prepotenti, di come si pongono con il resto dell'umanità in generale, con le relazioni sociali. E quindi siamo agli inizi, sono i primi capitoli e sembra che è interessante. Adesso vedremo, saliamo al prossimo anno, se facciamo un'altra intervista magari vi dirò com'è. Esatto. Io La prosivendola di Daniel Pennac, ma lo sto ancora leggendo. Un ghostwriter a cui si cerca di dare un'immagine, praticamente è assolutamente inventata però, e con al centro il protagonista che è lo sfigato cronico, in realtà a cui succedono di tutto e di più. L'ultima cosa che ho letto è un libro di Stephen King, non ricordo il titolo perché sono un amante suo, li ho praticamente letti tutti, ma era l'ultimo che è appena uscito. Si tratta del trasferimento in Cile di fuoriusciti dalla Spagna durante il periodo della dittatura di Franco. Li consigliereste questi libri? Sì. Assolutamente sì. Certo, per imparare l'italiano, non tantissimo quello di Camilleri. Camilleri? Diciamo più per qualche parolina in siciliano se uno vuole approfondire, ecco sì. Quello di Pennac sì, è gradevole, devo dire, scorrevole. Assolutamente sì, soprattutto in un periodo come questo di grandi incertezze, dove magari uno, non so, ha avuto delle perdite del lavoro, piuttosto che cambiamenti improvvisi, può essere un modo per ritrovare un po' di serenità. Assolutamente sì. Anche Fiori di roccia è bellissimo ed è la storia di donne che in Friuli portavano durante la prima guerra mondiale nelle gerle i rifornimenti per i militari in trincea. Anche io assolutamente sì, perché ti insegna molto sul rapporto, su come costruire un bel rapporto col tuo cane e come farti anche rispettare da lui, rispettando anche la sua persona, il suo essere, quindi senza creare un rapporto tra padrone e animale, ma un rapporto alla pari tra i due. Altri libri di Stephen King che consiglierebbe? Io li ho letti tutti, quindi ti direi, li consiglio tutti. Per esempio, uno simpatico era Pet Sematary. Praticamente la storia in buona sostanza era che c'era una strana montagna in cui se ti moriva il gatto, per esempio, il caso iniziale fu di un gatto, lo seppellivi là, dopo 3 giorni tornava. Un po' strano il gatto, però tornava. Che tipo di libro ti piace leggere di solito? Ma io di solito amo leggere libri che parlano un po' di attualità. E a me la letteratura russa soprattutto, in particolare Dostoevsky, di cui ho letto forse tutto, quasi tutto. Perché? Perché? Perché è un autore che contiene il mondo intero, si trova tutto e tutto quanto analizzato con una profondità tale da sentirti come se fossi seduto a mangiare una pizza con lui e puoi chiedergli tutto quello che ti pare. Romanzi. Sono più sì, romanzi, io in realtà sono più un appassionato di informatica, quindi leggo più quelli, non sono scritti in inglese. Romanzi.
anch'io romanzi, ma di tutti i tipi, dal giallo al romanzo scritto molto bene, tipo Nemirovsky o altro. Appassionata, e soprattutto i classici, Ermanesse per esempio, Siddhartha, Narciso e Boccadoro, li ho adorati, li ho amati. E altri libri? Dunque, ho intenzione di leggere Le affinità elettive, e qui è un mondo che mi si aprirà perché dovrò scoprirlo. Mentre gli ultimi che ho letto fanno parte del mio percorso per imparare il francese, e quindi sto leggendo dei classici in francese con un livello B1. E quindi l'ultimo che ho letto sono stati I Tre Moschettieri, ma sì, ripeto, è una sintesi, un livello B1 per poter familiarizzare con una lingua che devo imparare in quanto vivo a Parigi. Abbiamo parlato di tanti libri, alcuni italiani, alcuni stranieri, di molti generi diversi. E voi? Qual è l'ultimo libro che avete letto? Scrivetecelo nei commenti. Ciao!